Sembra passata un'eternità ed invece soltanto pochi mesi. Nicola Citro, ormai ex calciatore del Bari, dopo la conclusione del contratto scaduto il 30 giugno e il non rinnovo, attualmente senza squadra. Siamo andati a trovarlo nella sua abitazione, dove ci ha accolto come solo le grandi persone sanno fare. Citro guarda e riguarda il suo gol a Francavilla e ripercorre le due stagioni biancorosso. Un gol pesantissimo, quello di Citro, sotto il diluvio, arrivato nel momento in cui il pari sembrava fosse il risultato finale. Quel gol che ha permesso ai biancorossi di staccare le antagoniste in un momento particolare del campionato. Quel gol che poteva costare la vita di qualche tifoso per una gioia indescrivibile dopo anni di mediocrità. Due sono i momenti che hanno segnato il percorso di Citro in biancorosso: quell'infortunio al Crociato nella stagione non esaltante della squadra e la rinascita nell'anno della promozione. Silenzioso e con il duro lavoro ha sempre cercato di farsi trovare pronto. Apprezzato da dirigenti e compagni per la professionalità ed dedizione, Nicola ha cercato di ripagare l'ambiente con l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto. Ma guarda, la riconferma non me l'aspettavo, nel senso che comunque per avere una riconferma sono del parere che comunque bisogna meritarla sul campo. Io ho cercato di dare il meglio, sapevo che sarebbe stato un anno particolare, venivo dall'infortunio, però ho sempre cercato di farmi trovare pronto e quando mi è capitata l'occasione ho cercato di dare il meglio. Non mi aspettavo la riconferma, sapevo sarebbe stato difficile, però è ovvio che ci ho sperato e ho dato il massimo anche nelle ultime partite per dimostrare di essere da Bari. Se non, poi non ho rinnovato, vuol dire che per loro non ero un giocatore da Bari, oppure giustamente le società hanno dei progetti, dei cicli finiscono e quindi è giusto così. Nicola Citro, quanto potrebbe dare a questa Serie B e a questo Bari? Questo lo chiedo a te. Se fossi stato un giocatore del Bari? No, sicuramente. In generale, parlo della Serie B, quanto potrebbe dare Nicola, visto che l'hai vissuta appunto la Serie B? Sì, sono stato comunque, ho fatto 6 anni di Serie B, quindi un pochino di esperienza ce l'ho. Ovviamente bisogna sempre migliorare e crescere, non si finisce mai di imparare, di migliorare giorno dopo giorno. Non lo so, io ora cerco solo di allenarmi al meglio e farmi trovare pronto appena qualche società punti su di me e si ricrede soprattutto per la persona, il giocatore che posso essere. Ma qualcuno della società in questi mesi si è fatto vivo, in queste settimane, o mantieni ancora contatti con qualche calciatore oppure con qualche dirigente? Sì, no, con i ragazzi, con qualcuno mi ci sento, ci sentiamo tramite messaggio o chiamate. Della società sinceramente ho visto per caso una sera il direttore, abbiamo chiacchierato, ma nulla di più. Due sono i momenti che hanno segnato il percorso di Citro in biancorosso: quell'infortunio al Crociato nella stagione non esaltante della squadra e la rinascita nell'anno della promozione. Silenzioso e con il duro lavoro ha sempre cercato di farsi trovare pronto. Apprezzato da dirigenti e compagni per la professionalità ed dedizione, Nicola ha cercato di ripagare l'ambiente con l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto. Allora, proviamo a fare un giochino, no? Nella tua esperienza a Bari, appunto sei stato 2 anni, ti faccio vedere qualche foto e mi dici un po' le tue sensazioni di quel momento e che cosa provi ancora oggi. Allora, ti faccio vedere questa qui. Questa è contro la Cavise, il tuo esordio. Sì. No, questa me la ricordo, come ti ho detto prima, non mi aspettavo di entrare subito dopo un giorno, però sono stato felice perché comunque ho aiutato la squadra a vincere negli ultimi minuti. Poi passiamo a questa foto. Vabbè, questa l'avevi già, diciamo, accennato prima. Sì, questa è l'infortunio al ginocchio. E quando la rivedo sento quasi lo stesso dolore di quel giorno, però diciamo che comunque è stato un infortunio che vuoi non vuoi comunque mi ha aiutato a crescere anche soprattutto a livello mentale. Poi ti faccio vedere ovviamente la perla che è questo qui praticamente. Ah,
questo è stato. Qui qualcuno ha rischiato di rimanerci allo stadio, quindi. Sì, m'hanno mandato qualche video. E sinceramente, guarda, lo stavo vedendo proprio ieri con la mia ragazza, perché me l'avevano rinviato con la telecronaca. E ogni volta che lo vedo, comunque, mi fa sempre un effetto particolare. Ho sempre i brividi, l'emozione, provo ancora la stessa emozione per il valore del gol. Perché tu sai benissimo anche di restare nella storia del Bari, anche ma perché io lo spero, cioè nel senso, nel mio piccolo sicuramente ho dato poco sul campo, ho dato poco, purtroppo non è dipeso solo da me al campo, sul campo per il Bari, e questo mi dispiace, però non volevo andare via prima di aver dimostrato almeno un pochino di quello che sono. Ti aspettavi almeno un post di saluto da parte della società? Questo te lo chiedo io, ovviamente. Guarda, me l'hanno già chiesto, io non è che me l'aspettavo, però mi avrebbe fatto piacere almeno un semplice saluto, ma niente di. Ti resterà anche l'amore, quindi non solo la squadra, qui hai trovato l'amore, continuerai a vivere qui a Bari oppure andrei fuori? Vabbè, in base al lavoro ovviamente, esatto. Se avrai qualche chiamata, oppure non lo so, resterai qui a Bari anche tra qualche anno, tornerai qui a Bari a vivere dopo l'esperienza magari in qualche altra società? Ma guarda, sicuramente quando finirò di giocare, l'intenzione è di restare a Bari con la mia ragazza e di vivere qui, perché comunque stiamo bene, è una città bellissima, e quindi l'intenzione è quella, poi non si sa mai, però l'intenzione è quella di comunque, una volta finito il calcio, di vivere qui a Bari. Che cosa ti aspetti dal Bari per il prossimo campionato, visto che ci sono tanti ex compagni? Ma guarda, mi aspetto comunque un bellissimo campionato, perché ci sono tante squadre forti, con giocatori importanti, quindi sicuramente sarà un campionato difficile, e spero che il Bari e i miei compagni facciano un grande campionato da protagonisti, e glielo auguro a loro e a tutti i tifosi. Molti tifosi del Bari vorrebbero abbracciarti virtualmente, lo faccio io per loro. Vuoi fare un saluto per concludere questa intervista? No, io li ringrazio perché mi sono sempre stati vicini da quando sono arrivato, da quando giocavo poco, da quando ho avuto l'infortunio ancora di più, e soprattutto nell'ultimo periodo, quando è finito poi il contratto col Bari, mi sono arrivati tantissimi messaggi, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che comunque, avendo giocato poco, è rimasto comunque la persona che sono nei loro cuori, quindi rimarranno sempre un grandissimo ricordo, e li ringrazierò sempre. A me invece resterà un ricordo impresso subito dopo Bari-Francavilla, le tue lacrime, quelle rimarranno nel mio cuore, perché anche lì, non solo da giornalista ma anche da tifoso, ho provato la tua stessa emozione, mi sono immedesimato in te appunto per il lavoro che hai svolto qui a Bari in maniera seria, in maniera professionale. Per questo ti ringrazio, ripeto, a nome anche dei tifosi del Bari. Grazie. Ma io non mi aspetto nulla, nel senso che comunque sono in attesa di una chiamata, come ti dicevo, e spero arrivi in fretta, perché ho voglia di giocare, di rimettermi in gioco e dimostrare ancora il mio valore.